divina o il corpo di un uomo. Oh donne, afferrate ora i timpani di Frigia e affollando la reggia di Penteo, fate risuonare perché tutta corra a vedervi la città di Tebe.
Mentre pensi di ragionare, non hai ragioni, vieni qua! Via quella mano, vai e poi vacante! Guardi e voi altri, percorrete la città da un capo all'altro! Cercate la pista del forestiero acconciato da Peppia, che porta un nuovo morbo tra i mortali! Portatemelo qui in catena! Morirà! Lapidà! Andiamo, è di un demente che parla dal demente.
che vi siete gettate in terra. Su, alzate, rassicurate, calmate il tremore che agita le vostre membra. Ma ecco, se non mi sbaglio, so del rumore di un calzare. Ma è, era qui, io, era qui, legato dalla testa ai piedi. Ma è, eccolo, che vuol dire questo? Ascolta prima. Viene dal monte e ha delle notizie per te. Io sto qui che ti aspetto. Non penso di fuggire. Penteo e di Tebe sono scesi dal Cerone in un tempo che della neve. Io qui come il pascolo quando li vidi fritti a sé. E come di notte, con a capo tua madre Agave, tutte dormivano, ed ecco che appena tua madre intese il mugito dei buoi, si levò in piedi e in mezzo alle baccanti lanciò il mondo sacro sugli altri. Quelle sono solo un balzo, vecchie e vergini sciolsero i capelli, madre allattavano lupi e cervianti, altri anch'esso batteva la roccia e sgorgava acqua, vino e miele. Quando giunse l'ora, invocando una voce di onzo, tutto il monte con le sue piedi baccheggiava. Quelle, senza fermarsi, si gettavano sulla mano dispersa a pascolare, a mani nude, finto per vedere. Vitelli fatti a pezzi, brandelli di carne scagliati dal ben basso, schizzi di sangue non c'è l'altro da aiutare. Basta! Non c'è da aiutare! Vanno a porta! Ordina gli uomini che imbraccino gli scudi! E i cavalieri, le veloci cavalli, che mi vengano incontro! Si va in guerra, va in battaglia alle vacanti! Ti consiglio di non levare le armi contro un dio. C'è un modo di mettere ordine a tutto in questo. Bene. Le vuoi vedere riunite sulle montagne? Beh, le voglio sentire. Le voglio vedere. Magari stanno all'ombra degli abeti. Sicché dunque devo condurti. Tu conduci, e subito. Mettiti una veste di lino. Che? Di lino? Per passare in mezzo alla schiera delle donne? Se non vuoi che ti uccidano, vedendoti tra loro, e che sei un uomo, andiamo in casa, ed io ti vestirò. Innanzitutto ti porrò sul capo una lunga parrucca ed una tunica che scenda dritta fino ai piedi ed un nastro che ricinga di tutto intorno i capelli. Poi c'è altro che tu pensi di aggiungere? Un tirso che porterai in mano ed una pelle macchiettata di cerbiatto. Non mi sento di vestirmi da te. E allora ti troverai di fronte alle baccanti. Ma come farò ad attraversare te senza essere visto? Renderemo le strade più deserte. Sarò io che ti farò da guida. Andiamo a casa. Andrà dalle baccanti e troverà la morte pronta ad attenderlo.
il senno, fischilla nel suo cuore il delirio, finché egli in senno non vorrà mai mettersi indosso un abito da donna. Voglio che quando me lo trarrò dietro, abbigliato da femmina, tutta deve ne rida! E adesso? E adesso? Vado a mettergli indosso l'abito con il quale scenderà sotterra all'inferno. E saranno le mani della madre ad immolarlo! Dove le figlie di Carmo conducono il loro diavolo.
Che c'è? Quale notizia sei venuta a portare qua giù dalle baccanti? Penteo è morto, Penteo è morto! Oddio, Oliso, si rivela il Dio, che Dio grande! Che dici? Che parole sono le tue? La sventura ha colpito i padroni e tu ne esulti e ne godi. Sono straniera e levo il grido nelle notti della mia terra. Ora non tremo più al timore d'essere messa in catene. Zio Oliso, il figlio di Zeus, ha potere sopra di me. Non deve! Solo che quando sei davanti a una sventura non c'è da rovinarsi, non è bello. Su, racconta. Penteo, c'è stata in venta sul ramo più alto, cadde con quello al suolo, riempiendo l'aria dei suoi strilli. La prima a piombargli addosso fu la madre, che diede inizio all'uccisione. Egli le tocca le guance e dice: madre, sono io, sono tuo figlio, sono Penteo, il figlio che è partorito nella casa di Chione. Abbi pietà, madre, non uccidere il figlio tuo. Ella, con la schiuma alla bocca e rodeando le pupille, non vede né sente più come un essere in sé. Con ambo le mani gli afferra la spalla sinistra, gli dà uno strappo e la stacca via. Non erano le sue forze, era il Dio che rendeva possenti le sue mani. Ora il capo di Penteo giace disperso per la montagna. Il capo l'ha preso la madre, pensando che sia la testa di un leone montano, lo porta giù per il Citerone. Ora vado, prima che Agave giunga nella sua casa. Vedo Agave, la madre del re Penteo, che sta per arrivare, e ha gli occhi stravolti. Accogliete il corteggio del dio delle Moe. Eroe, Eroe, Eroe! Cos'è questo grido? Portiamo dal monte un ricciolo d'etera tagliato di fresco, e alla casa un pezzo di caccia da Palmea. E il cucciolo di Mossi, guardalo, e bene. Chi l'ha colpito? È mio d'amore, io fui la prima. La caccia è stata felice. Ah! Quando gli venne da capire ciò che avete fatto, il dolore per voi era terribile. Se è questo che mamma, o di cui ci si debba raccastare? Abbandoni prima, e poi lo sguardo al cielo. Ecco lo sguardo, ma perché devi fare questo? È in te l'anima ancora sbagliata. Non capisco, ma mi sento come... tornate in me. I miei pensieri sono mutati. E Dio anche. Chi è tuo marito? E Chione. Chi è tuo figlio? Penteo. E di che è il capo? E stringi tra le braccia. Di un leone. Guarda, guarda bene. No! Cosa vedo? Cos'è questo che stringo tra le mie mani? Fingi, fingi gli occhi. Gli avete fatto oltraggio. Non volevate credere che fosse un dio.
sono le forme degli eventi? Sono molte le forme degli eventi. Molte sono le forme degli eventi. Contro la nostra attesa, spesso, l'opera degli dèi si rivela. Molte sono le forme degli eventi. Quello che si credeva non sapeva.